È un'accorata esortazione a non lasciarsi dominare da reazioni emotive, quella che l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha rivolto nel tradizionale discorso di Sant'Ambrogio agli amministratori pubblici, ai politici e ai responsabili del bene comune. È un tempo, ha detto l'arcivescovo, in cui si ingigantiscono paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, ma questo, ha aggiunto, non favorisce la partecipazione democratica. La democrazia sia coltivata con pensieri che si condividono e non solo con emozioni, con informazioni obiettive e non solo con titoli ad effetto, con confronti su dati e programmi e non solo con insulti e insinuazioni. Occorre riscoprire la cultura e il pensiero, ha detto ancora Monsignor Delpini, per affrontare le problematiche emergenti che sono, secondo l'arcivescovo, la crisi demografica, la povertà di prospettive per i giovani, le difficoltà occupazionali, la solitudine degli anziani. È un invito, quello dell'arcivescovo, al pensare condiviso, rivolto a chi ha responsabilità culturali, politiche e civili. Un richiamo a tornare ai valori fondamentali della Costituzione e a mettere in atto processi concreti e lungimiranti per affrontare con coraggio le sfide, consapevoli, ha concluso, che Milano e il suo territorio hanno le risorse umane e materiali per vincerle.